Sì, vado a cogliere solo la Sì, stessa terminiva. mi piace. È un paese che questo è parlare con lei? Quindi ora c'è un'intervista in corso di una conoscere però grazie. A capire veramente la situazione. Sì,
Tutto quello che sente il segretario generale, infatti, dice al capo. Io l'avevo fatti. Grazie. Come stai? Tutto bene? Sì.
Sì, questo è una regola, mia. Buongiorno.
Iniziamo ancora, che siamo sì, sì. Sì, sì, dai, iniziamo. Sì, buongiorno, benvenuti a tutti. Questo incontro che è dedicato alla politica dello sviluppo e all'interconnessione che non può che essere sostenibile, se c'è la parola sostenibile, non sono d'accordo, è un grande tema, quindi spiegherete bene come si potrà determinare sostenibile all'interconnessione, se abbiamo l'interconnessione ci sia Paolo Capone, se ragionare subito darei a te la parola per introdurre questo incontro, poi sono della Commissione Trasporti e non solo, che ci danno il loro punto di vista. Grazie, segretario. Grazie, grazie a te, grazie a tutti gli intervenuti, ai nostri ospiti, ai sindacalisti, al pubblico e ai giornalisti, per questo momento di riflessione, proprio per verificare se è possibile un'interconnessione ampia, o almeno quali sono le prospettive, quali sono le speranze, quali sono anche gli utilizzi delle disponibilità che il PNRR ha messo in campo su questa partita, quanto il privato interviene su questa partita e quanto i grandi temi. Scusa, della semplicità di alcuni player, penso a Ida che potrebbe diventare partner di Danza, di MSC, cioè c'è un mondo che si sta muovendo molto rapidamente e rispetto al quale vorremmo capire, cercare di capire, aiutarci a riflettere su come andrà. Tutto questo sarà sostenibile? Ecco, io direi che il primo tema sulla ecosostenibilità è dare l'accezione eco nella sua pienezza. Eco compatibile o ecosostenibile attiene al lato ovviamente ecologico, ma attiene anche al lato economico, che è quello che ci preoccupa di più in realtà. Anche perché alcune scelte di compatibilità ecologica necessarie per portare il nostro mondo a essere un po' migliore devono fare conto con un certo polisteria del momento, ma con una programmabilità che ci consente di rendere tutto questo costruito senza avere quei danni peggiori dei mali che vorremmo risolvere. Quindi in questo ambito ne parliamo con i responsabili a vario titolo di importanti associazioni e strutture della logistica, del trasporto e con parte della politica che di queste cose si occupa e si deve occupare, poi anche i sindacalisti che fanno un altro ruolo ma che hanno bisogno di comprendere qual è il cammino che vogliamo incominciare e sostenerlo per qualche possibile. Bene, grazie segretario, anche per la brevità, così riusciremo ad avere tanti interventi e sintetici. Adesso è il turno di tre parlamentari, tutti e tre membri della Commissione Trasporti. Inizierei da Roberto Rosso, deputato di Forza Italia, poi andiamo con Marco Silvestroni e l'onorevole Rixi. La domanda che le faccio è, proprio legandomi a quello che ha detto il segretario generale dell'UGL, quando un'azienda perde 3 milioni al giorno, come alcuni giornalisti sostengono ancora faccia di tanto, e quando ha perso vari miliardi, e quando vola con una capacità di un tasso di occupazione ancora bassissimo, possiamo farci tanti ragionamenti sull'ecocompatibilità o forse dovremmo farci dei ragionamenti anche sulla compatibilità economica? Scusi la provocazione, però almeno diciamo, no, perché io ho fatto 42 convegni parlando della compatibilità e sostenibilità dell'Italia, poi dopo dell'ITA, poi dell'ITA, e siamo sempre appunto da capo. Sì, grazie. Intanto una società che perde 3 milioni. Non so se sia vero, Lo dicono. Sicuramente sappiamo che ogni 3 anni davamo 1 miliardo alla vecchia Italia. Per cui il problema forse è il fatto di compagnie nazionali. Però capite, se il problema fosse perdere un sacco di soldi e nessuno la vuole, allora la risposta sarebbe chiuderla. Ma siccome perdere i soldi ma la vogliono almeno a 2 grandi gruppi. Io per parlare di non solo di sostenibilità, ma di interconnessione tra i sistemi di trasporto, sia persone che merci, ITA è proprio un tema importante, perché una delle due offerte, quella che io personalmente ritengo migliore per il futuro di ITA e dell'interconnessione in Italia, quella di MSC Lufthansa, dove porterebbe ITA ad allargare il perimetro alla questione anche delle merci. Quindi sappiamo che MSC è un colosso
dei trasporti, dell'interconnettività, quindi visto che il convegno parla di quello, è benissimo, allora diamoci una mossa. Dopodiché, proprio notizia di ieri, il amministratore delegato di Lufthansa ha scritto al presidente Draghi dicendo perché state rallentando. Allora, uno dei problemi, perché abbiamo tantissimi progetti bellissimi, il Fit for 55 al quale dovremmo adeguarci, è stato appena presentato da poche settimane, l'allegato infrastrutture, quasi 280 miliardi in 10 anni proprio per il sistema infrastrutture, però poi l'Italia è lenta. Quindi in realtà avrebbe bisogno di velocità e semplificazione. Uno di questi temi appunto è IT, dove non si capisce perché il governo, e faremo come dire delle pressioni in tal senso in questi giorni con il Presidente del Consiglio, sul fatto è perché non si decide. La procedura oramai è praticamente terminata, anche perché poi IT, ripeto, è appetibile per tutta una questione di svuoto, di storia e via dicendo, però 50 aerei si trovano anche dall'altra parte, quindi sarebbe opportuno decidere se è meglio uno o l'altro la offerta e procedere. Lo Stato intanto incoglierebbe centinaia di milioni, si toglierebbe il problema di dover finanziare, e nel progetto industriale vita che abbiamo visto più volte in commissione trasporti c'è un chiaro aumento non solo del numero di aerei, del numero di rotte, ma anche del personale, che è una cosa che evidentemente si sta a cuore, non sprecare le esperienze di Alitalia, ma si fa solo se l'azienda può stare sul mercato. Se l'azienda non riesce a stare sul mercato, o ci metti un miliardo in 3 anni, oppure fallisce. Le diverse politiche, anche quelle di opposizione, sono tutte dello stesso avviso? Che è una domanda non retorica, volevo capire. No, ma veloce, dimmi lo stesso. Non siamo tutti dello stesso avviso? Cioè c'è qualcuno che non può vedere, questo sto dicendo. Se, secondo me anche nella stessa maggioranza. Ah, va bene. Va bene, allora Silvestroni, andiamo non sulla stessa maggioranza, ma insomma lei è parlamentare di Fratelli d'Italia, ancora fuori maggioranza, poi andiamo con Rizzi, non soltanto aerei ovviamente, perché poi insomma quando parliamo di interconnessione sostenibile parliamo di tante cose, ci sono ferrovie, ci sono i porti, Sì, dicevo anche gli aeroporti, quelli che adesso ci mettiamo 15 minuti al termine, poi dopo quando arriva lei ne parliamo. Prego. No, perché è una cosa fantastica, hanno fatto l'aeroporto più bello del mondo, è arrivato Napolitano, no? Come si chiamano, Presidente Mattarella, tutti quanti, sono con le macchinine, arrivano. Io che faccio il pendolare da 20 anni, sono passato da 2 minuti per arrivare al gate a 22 per vedermi camicissima la bufala. Allora io gli dico, amici miei, a me non mi avete risolto la vita, però è bello, scusi, me lo sono venuto qua perché un'ora, cioè adesso devo partire un po' prima da qua perché c'è un game, sto scherzando, Presidente, a lei farò la parola sulle cose serie, non le mie stupidaggini, cioè l'intersostenibilità da tutti i punti di vista. Grazie. Ma l'opposizione, noi partiamo da un principio, per l'Italia è importante è che gli asset strategici nazionali siano comunque di proprietà dello Stato. Poi può anche intervenire il privato, ma che la maggioranza delle quote debba avere comunque sempre lo Stato. Questo vale quindi per il trasporto aereo, vale per il trasporto su ferro, su gomma, così quanto vale per quanto riguarda anche le reti di telecomunicazione. Per quanto riguarda ITA, è chiaro che per noi l'importante è che rimanga un asset strategico di proprietà dello Stato, dopodiché se interviene, come sta avvenendo, due compagnie importantissime, perché MSC, che è la compagnia cargo più grande del mondo, così come Lufthansa che fa anche cargo, e entrano e danno un supporto importante a ITA per renderla competitiva con le grandi altre compagnie italiane, noi chiaramente siamo favorevoli, non entriamo nel merito se è meglio che si faccia con MSC e Lufthansa, oppure per come in realtà dalle voci che si sentono, che quindi c'è la parte del governo che non è rappresentata su questo tavolino, che sono più propensi a Air France e fare un altro ragionamento, solo che Air France non ha le peculiarità che può avere MSC, che tra l'altro è una compagnia, anche se paga le tasse fuori dall'Italia, in Svizzera è una compagnia
che comunque ha una grande forza lavorativa quasi tutta italiana, quasi tutta del sud d'Italia. Quindi noi non abbiamo grossi problemi che questo avvenga, è importante però che lo Stato italiano mantenga comunque la proprietà. Sì, la proprietà cosa vuol dire? Mi scusi, perché anche il 51 per quanto riguarda. 51, c'è. Altre compagnie hanno sempre lo Stato con quote di non di maggioranza, che sono. Cioè lei dice è indispensabile per Fratelli d'Italia che comunque il 51% sia dello Stato, del tesoro. Questo vale chiaramente, come ho detto, per il trasporto aereo, ma soprattutto, per esempio, se andiamo sulle reti di telecomunicazioni, solo l'Italia non ha la proprietà dello Stato sulle reti di comunicazione, che è oggi tra l'altro il 5G con tutto quello che rappresenta la cybersicurezza, che può rappresentare, lo vediamo con la guerra che sta alle nostre porte, no? Tra virgolette tutti si domandano come mai la Russia, che ha un grande potenziale proprio di poter agire dal punto di vista di entrare nella e quindi bypassare le nostre intelligence di cybersicurezza, ancora non l'ha usato, ma se abbiamo paura di questo è normale che non può essere una rete di telecomunicazione non di proprietà dello Stato. Poi i servizi non c'è un problema, i servizi possono essere competitivi e gestiti da compagnie che possono essere italiane. L'importante è che gli asset strategici, quindi parliamo anche del sistema delle infrastrutture totali che sono interconnesse, per esempio lo sviluppo di interconnessione sostenibile, che rimangano nella proprietà quindi anche il fatto che le autostrade siano tornate più o meno sotto il cappello della partecipazione. Certo. Onorevole Rixi, il vostro punto di vista, per quanto della Lega, che lei è membro della Commissione dei Trasporti. Io credo che il tema sia un tema di regole. Quello che secondo me sta affrontando male questo governo, dove noi siamo parte, è che avrebbe dovuto avere uno scatto di reni un po' più forte sulle nuove regole sul PNRR. E lo dico perché, ad esempio, io non sono contrario anche che sull'Italia la maggioranza sia privata. Però il Golden Power deve essere un'opzione che lo Stato può esercitare senza, come posso dire, passare tramite spesso a confronti con la magistratura italiana, per semplificare. Cioè bisogna iniziare ad avere delle normative che siano molto più semplici, molto più dirette e che siano peculiari da parte dello Stato. Questo vale per il trasporto aereo, ma vale ancora di più per quanto riguarda la gestione dei porti, perché noi abbiamo un'infrazione aperta a livello europeo e dovremo intenderci se le nostre autorità portuali potranno continuare a essere in pubblici non economici, che è un'assurdità della nostra costruzione giuridica. Come dovrebbero essere dal suo punto di vista? Allora, nel nord Europa, ad esempio, sono pubblici, ma SPA pubbliche con partecipazione anche degli enti locali. Quindi con regole più snelle e privatistiche da dire. Assolutamente sì, perché il problema è vero che noi qualsiasi investimento facciamo in Italia lo paghiamo in parte o in maniera totale con i soldi contribuenti, non andando a vedere se l'investimento è remunerativo o meno, quindi il contribuente continua a pagare. Noi dobbiamo invece avere uno Stato forte, in grado di fare in modo di mettere delle regole. Prima si citava MSC. MSC è un esempio. Da noi le multinazionali spesso lavorano in Italia ma delocalizzano le entrate fiscali all'estero. Io lavorando in una società, una multinazionale, so benissimo come vengono fatte queste regole. Ci sono delle normative italiane che sono assolutamente non al passo dei tempi. Questo non può succedere in altre nazioni. Allora, il tema mio non è se è pubblico o privato, il tema è che il pubblico non si può trovare a dovere, come ad esempio nel caso di autostrade e altre parti, andare a dibattere in tribunale col privato sullo stesso piano. Bisogna creare delle normative che consentano al pubblico di esercitare una funzione reale di controllo e non paritetica rispetto al socio privato. Allora, a quel punto il pubblico può essere anche minoritario. Deve avere poche indicazioni chiare, sono quelle che riguardano a una valenza strategica da parte dello Stato,
ma il pubblico non deve fare business di per sé. Deve fare in modo che chi fa business in Italia non danneggi il settore produttivo italiano e non danneggi il lavoro in Italia, perché noi paradossalmente oggi abbiamo aziende pubbliche che danneggiano il lavoro in Italia. Ad esempio Fincantieri utilizza per il 70% cooperative con un valore del costo orario del lavoro paragonabile al paese del terzo mondo. Allora, questo non vuol dire che la tutela del fatto che è pubblica in qualche modo abbia tutelato la situazione del lavoro. Secondo me bisogna uscire dall'ideologia e mandare molto sulla pratica. Vorrei chiedere, a proposito di questa battuta dell'onorevole Rixi, Giro Rosso e Silvestroni, capire diciamo in maniera pratica se su questi temi, cioè sulle reti per lo sviluppo, lasciate perdere un attimo la sostenibilità dei 220 miliardi mal contati del PNRR, lei oggi a mio figlio gli riesce a spiegare come questa montagna di soldi, questi titoli straordinari rosso siano stati, come dite voi, messi a terra, che poi è un termine tremendo, però comunque dà bene l'idea, cioè che abbiamo fatto con i 220 miliardi? E io dico una piccola frazione, è passato un anno, no? Poi ne abbiamo 5, mi sembra, non è che abbiamo 100 di anni per spendere. Correggetemi se sbaglio, quanti anni sono i miliardi? 2026. Quindi insomma abbiamo fatto un quinto del tempo, l'abbiamo già... Sì, infatti il grosso delle opere sono opere che devono essere già progettate, già praticamente cantierate. Okay. Io mi farei la domanda inversa, se non ci fosse stato il PNRR, cosa sarebbe stato di quelle opere? Ah, okay. Ok, perché sarebbe stato difficile finanziarlo, però in realtà sono più di questi miliardi, perché sono 280 secondo il progetto che è stato scritto, l'allegato infrastrutture, mobilità e logistica, tra l'altro dal ministro Giovanni circa 2-3 settimane. Allora qui la questione è questa, come è stato messo sul terreno. Intanto gli investimenti non sono tutti paritetici, per cui stiamo parlando di 83 miliardi per il sistema autostradale, di 147 per le ferrovie, 10 per i porti, 3 per gli aeroporti e 32 per i trasporti delle città metropolitane, poi ancora qualcosetta per la parte sostenibile, quindi queste ciclabili, ciclovie. Dopodiché c'è un lungo elenco di opere che vengono finanziate. Adesso io sono di Torino, però vi dico, andiamo a completare il finanziamento della Torino di Orte, però possiamo fare un lungo elenco di pure altri, c'è una 20 miglia, la Trasale Padana, questo per le direttrici ferroviarie. Poi c'è tutta la parte dei porti e dei centri logistici. Quindi, come posso dire, la ricaduta c'è di sicuro. Okay. Però le faccio un esempio per capirci. Certo. Bisogna poi vedere se tutta questa progettazione, al netto dei problemi legati a quello che è stata la pandemia, a quello che è tutt'oggi il problema del costo dell'energia, che quindi ci fa pensare di dover riprogettare il sistema di ricaduta perché ci saranno costi maggiori. Il problema è la burocrazia. Faccio un esempio. Per poter sveltire il collegamento ferroviario con tre aeroporti italiani, che sono Fiumicino, Malpensa e Venezia, sì, c'è voluto un articolo apposta, tra l'altro anche contestato, ma poi alla fine spero che verrà convertito. Se andate a vedere il nuovo decreto trasporti che ha il Senato in questo momento, articolo 6,1, parla di tagliare il 50% tutti i tempi dell'impatto ambientale, dell'inserimento nei piani urbanistici e via dicendo, proprio per velocizzare. Quindi ci stiamo rendendo conto che i tempi sono lunghi per fare tutto questo. Aggiungo, trovo incredibile che si faccia solo per tre aeroporti, seppur importanti, eccetera, e non sia una questione erga omnes, cioè dovrebbe essere fatto su tutto il sistema. In un momento di crisi ci vogliono regole eccezionali, che possono anche poi venire meno quando il momento di crisi finisce, ma perdere i soldi perché non abbiamo centrato gli obiettivi del 2026 è un po' più difficile. Chiarissimo, questa riduzione dei tempi, perché queste sono sempre affascinanti queste cose, però mi spieghi una cosa, quella riduzione
riduzione dei tempi del 50% comporta un silenzio assenso? Sì, 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 sì. No, perché se no non siamo degli specialisti nel poi fare la domandina al 15° giorno. Allora qui le aggiungo che poi... Bravo, la faccio a te. Le aggiungo che sono tecnicismi, ripeto. No, sì, sì, ma... Sono c'è il silenzio assenso, viene ridotto del 50%, il tempo per cui qualcuno di quelli coinvolti nell'impatto ambientale può dire ah no, però c'è questo problema. Questo però è sempre al netto dei comitati. Voglio dire, insomma, adesso per fare una battuta, ci sono 4-5 ragazzi che stanno fermando la tangenziale qui a Roma, no? Si mettono lì perché dicono che è inquinato, certo, inquinato. Però noi quando parliamo di sostenibilità poi mi taccio. Dobbiamo in questo momento pensare alla sostenibilità ambientale da una parte, ma anche che quella sostenibilità diventi anche sostenibilità per l'impresa, perché se per rincorrere l'idea della sostenibilità ambientale, del Fit for 55, l'abbattimento del gas serra, eccetera, poi in questo momento creiamo un documento per le imprese, forse chiaro. Conviene rimodulare. Dal punto di vista sempre su questa vicenda dello snellimento della burocrazia, soprattutto di quanto abbiamo portato a casa di tutte le infrastrutture del PNRR, di questi settori del trasporto che sono chiave. Allora, intanto diciamo, condivido in parte quello che ha detto il collega Russo, nel senso voglio fare forse la parte dell'opposizione, anzi in parte, perché colgo l'occasione di fare complimenti visto che è organizzata l'UGL, l'UGL ha presentato un piano sul PNRR che va che copre tutto quello che è, per esempio, quindi va dalla parte aeroportuale, porti, ferro, Cuba, per arrivare anche alla gestione dell'ITIMO, quindi completa. Bello, perfetto, tutto condivisibile, il problema è poi, e che l'abbiamo visto, no? Sul programma del ministro Giovannini c'era proprio che doveva camminare in sinergia con la progettualità, la sburocratizzazione. Questa sburocratizzazione in realtà non è stata fatta, quindi io ho paura che al di là delle belle parole che hai detto... C'è un articolo, questo articolo da legge 3,1, vediamo 6,1. Cos'è? 6,1. Sì, ma è rimasto scritto sul giudizio, quindi voglio dire, è scritto lì. Ma poi ho paura e spero di no, che tutta questa bellezza di questi ponti che serviranno entro 10 anni a far ripartire l'Italia rimanga lettera morta o possa diventare un libro dei sogni, perché comunque sono cambiati i prezzi. Oggi i prezzi sono triplicati, quindi il PNRR o va rivisto, e non credo che ci siano i tempi per vederlo, non ci sono i tempi per vederlo, oppure il pericolo è che questa grande opportunità possa essere sprecata per quanto mi riguarda, perché comunque si è partiti già a rilento, ma si è partiti a rilento ma partendo non solo il fatto che c'è stato l'aumento dei prezzi, ma proprio per quanto riguarda il sistema Italia, che riguarda gli appalti e quindi la realizzazione delle infrastrutture, si deve partire immediatamente sulla burocratizzazione, cosa che in realtà questo è rimasta lettera morta sull'articolo. Allora, onorevole Rizzi, siccome sono un pericoloso estremista, io un liberista, io vorrei tutto tirato, cioè lo Stato lo vorrei, a lei le faccio una provocazione di quelle mostruose, ancora peggiore di quello che posso anche pensare. Senta, ma noi siamo l'unico paese praticamente al mondo, perché è l'Europa che c'è il PNRR, che fa ulteriore debito per fare tutta sta roba qua, perché gli altri si prendono il fondo perduto, pensi alla Spagna, noi siamo bravissimi a investire, siamo velocissimi a investire, abbiamo un ritorno del capitale della Madonna, quindi noi prendiamo anche il debito perché creeremo più PIL. Lei è così convinto che i nostri figli ci ringrazieranno di questi 150 miliardi di debito in più che gli mettiamo nel PNRR? È una provocazione, l'ha capita bene? Cioè quello che mi sto chiedendo, io sono qua a tavolo con voi, non riusciamo a vendere l'Italia, ci sono due proposte. Non siete molto d'accordo manco se maggioranza o minoranza. Facciamo un articolo 6,1 e non ci fidiamo che poi quelli là non si daranno un modo per non metterlo, e nel frattempo noi abbiamo detto ai nostri figli che prendiamo 150 miliardi, sai che c'è qualcuno di quelli che conosco, a parte le grandi aziende, ferrovie, eccetera, non so chi di voi l'ha detto, questi sono finanziamenti su opere che noi giochiamo in piedi, quindi ben vengano. Ci sono molti che dicono tanto non li prendiamo,
perché non ce la facciamo. C'è peggio. Ha capito, Rizzi, la mia provocazione va è... No, no, ma allora... svegliarci un po' la mattina. Il problema è che in questo paese nessuno guarda i processi, né nessuno guarda come il paese. Faccio un esempio. Su Ferrovia gli ha messo 30 miliardi su PNRR per fare una serie di opere, ma ahimè non ci sono abbastanza talpe al mondo per realizzare quelle opere. Nel senso che oggi noi abbiamo disponibilità di 3 talpe, ce ne vorrebbero 40, e ci sono 2 aziende al mondo che producono talpe, una credo in Germania e l'altra in Cina, e hanno già decommissionato tutta la produzione dei prossimi 2 anni. Così come è successo all'Italia, quando volavano i cargo, io facevo le interrogazioni per dire comprate cargo, non hanno comprato cargo per un anno e adesso che vogliono comprare il cargo si sono accorti che il cargo non li riescono a comprare, devono aspettare perché ormai la situazione è che tutti hanno comprato i cargo e hanno fatto gli ordini. Allora, il problema è che questo paese è un paese acefalo, cioè chiunque governa non sa assolutamente né usare la testa oppure c'è la testa che non ha le gambe e le braccia. Il tema che dicevano prima sull'utilizzo dei fondi è verissimo. Noi abbiamo un sistema procedurale nella realizzazione delle opere pubbliche, e guardate che il nostro sistema infrastrutturale è più complesso a livello europeo e più complesso a livello mondiale. Non lo dico io, ma i numeri: noi abbiamo la maggioranza delle opere tra ponti e viadotti di tutto il resto del continente europeo. Quindi non è che noi siamo sotto infrastrutturati, noi sì. Solo la mia regione Liguria, quando vabbè, ho scritto, lei, diciamo, la regione è in incubo. Sì, però a tre nazioni come la Francia, la Spagna e la Germania hanno meno viadotti e gallerie rispetto alla regione Liguria solo. La regione Liguria ha la maggioranza delle opere a livello paese. Però il problema è che noi siamo così, quindi normalmente uno cosa dice? Siamo messi in questa maniera, siamo circondati dal mare, uno dovrebbe puntare su l'economia del mare, il sistema logistico e le opere pubbliche fatte in maniera rapida, veloce e in modo che non invecchino. No, noi abbiamo le regole più rigide dell'intero continente. Quando era venuto Draghi nell'insediamento, che io l'avevo anche applaudito, perché ha detto useremo lo stesso modello utilizzato su Genova per ricostruire il Ponte Morandi e il nuovo Ponte San Giorgio. Bene, non è stato così, perché ovviamente il PD, che non aveva votato quel decreto, ha messo il veto, il 5 Stelle, che non era soddisfattissimo del fatto che comunque si era riuscito a fare un'opera con tempi più rapidi rispetto agli anni 60, ha messo il veto, risultato che abbiamo un codice degli appalti, anche con le modifiche del PNRR, che è molto più indietro rispetto agli altri paesi europei. Molto più conservativo, con molte più difficoltà, dove le aziende lavorano negli appalti pubblici molte volte in perdita, perché col sistema dei ribassi, soprattutto adesso per il caro dei materiali, e abbiamo dovuto intervenire per gli adeguamenti automatici, è verissimo quello che dicevano loro, però non c'è una visione. Allora, un paese che non ha una visione non fa opere pubbliche, perché purtroppo quello che noi abbiamo messo, l'abbiamo messo sul libro dei sogni, in parte l'ha realizzato. Io temo che, vede, non sarà un problema che noi non prenderemo i soldi o che non avremo gli obiettivi, il problema sarà che noi inizieremo ad andare a chiedere delle deroghe sui tempi, che poi ci verranno concesse, ma vuol dire che quell'investimento che era remunerativo e serviva se realizzavi l'opera in 6 anni, se lo fai in 10 è già vecchio e soprattutto non ha la stessa linea di ritorno dal punto di vista di sviluppo industriale. Perché non è la stessa cosa realizzare un'autostrada in 5 anni o in 25. Questo è il tema vero oggi che ha l'Italia, e purtroppo questo è uno degli argomenti in cui sostanzialmente il paese tutte le volte affonda, anche perché, ripeto, io non riesco a capire quando si realizza una cosa che funziona perché non si duplica. In Italia no, se funziona una cosa fa paura e quindi quella cosa deve essere in qualche modo bloccata, anche perché, te le dico l'ultima cosa, visto che lei giusto dice sono liberale eccetera, in Italia paradossalmente lo Stato così conciato aiuta tutte quelle aziende che non starebbero sul mercato, perché alla fine nell'appalto pubblico chi è che la fa da padrone? O chi ha un grossissimo capitale per investimenti pubblici, Salini in pregio ci ha dovuto intervenire sul capitale e fa aiuti agli all'estero le perdite in Italia, oppure quelle aziende che si tengono su banalmente con le anticipazioni bancarie. Ma noi abbiamo distrutto negli ultimi 10 anni 3/4 dell'industria edile italiana,
Quindi il nostro paese non è che tutela, fa diciamo il padre che tutela il privato, lascia che il privato faccia le sue cose, come le autostrade, le autostrade da noi sono state private, da noi, come voglio dire, Stato pubblico che entra nell'economia, che fa le cose, l'unica cosa che non fa i controlli che dovrebbe fare. Quindi io chiedo uno Stato che faccia poche cose, ma bene, che tante cose è mal fatte. Bene, bene, adesso abbiamo due ospiti che vorrei far sedere al tavolo, ma abbiamo una sedia sola, quindi che facciamo? Possiamo, intanto Caporese, se... Scusate, posso chiedere un attimo una cosa per quattro? Sì, 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 fate una foto così. Grazie. La faccio io. Ciao. Posso anche io fare una foto? Molto solo. Bene. Esatto, grazie, grazie. Se vi mettete prima a fila, secondo dove c'è posto, io intanto chiamo Giovanni. Caro Borgomeo, che è qua vicino a me, presidente di Asso Aeroporti. Eccolo qua. Vabbè, sì, certo, perfetto, perfetto. Abbiamo cambiato poi. Claudio Eminenti, direttore centrale programmazione economica, sviluppo, infrastrutture dell'ENAC. Massimo Marciani, presidente di Fright Leaders Council. E Filippo Contino, Chief People Management and Compensation dello Stato. Benissimo, dovrebbe esserci qui in collegamento Andrea Gibelli, presidente di Asta Associazione dei Trasporti, ci dovrebbe avere in collegamento in remoto da Milano. Allora, come presidente di Asta Trasporti, qual è la situazione dello sviluppo insomma, su un settore che è stato privatizzato in una buona parte e che sta facendo molti investimenti, perché obiettivamente è stato piuttosto modernizzato il sistema regolatorio, questa è un'impressione, poi insomma mi dica lei. Grazie UGL per l'invito e grazie anche per il tono del dibattito che è stato molto concreto, molto stimolante. Quanti minuti sono? No, perché mi piacerebbe riprendere un paio di temi. Allora, non esageriamo, non esageriamo. Allora, intanto va detto che siamo di fronte a una ripresa impetuosa del traffico aereo, le previsioni che si facevano un anno fa sono state tramonte in positivo, ormai siamo a fine anno, saremo immagino l'83-85% dei volumi prima della pandemia. Tra l'altro una volta tanto diciamo una cosa buona per il nostro paese, visto che finora ci andava un po' male nella comparazione con altri paesi. Diciamo, il sistema di ammortizzatori sociali italiano, la cassa integrazione e un po' di aiuto pubblico ha fatto in modo che la ripresa ha trovato abbastanza preparati gli aeroporti. Stiamo leggendo delle cronache che Amsterdam, soprattutto Bruxelles eccetera, stanno pagando diciamo, prezzi importanti. Da noi c'è qualche riflesso di qualche compagnia che ha ritardato nella ripresa, però diciamo, ci è andata bene e questo è diciamo, un segnale positivo. Dal punto di vista generale noi abbiamo un piccolo grande problema e questo mi fa un po' intrecciare i ragionamenti col PNR, e cioè i gestori aeroportuali hanno perso per il Covid, analizzo senza dare numeri precisi ma le dimensioni sono quelle, hanno perso 3 miliardi di fatturati. E hanno perso, quindi hanno avuto perdite per circa 1,5 miliardi, perché c'è stato il combinato disposto del fatto che non c'erano ricavi ma che i costi non potevano essere compressi oltre un certo livello, perché se l'aeroporto è aperto alcune spese ce l'hai. Rispetto a questo siamo in una situazione in cui, come è noto, anche UGL lo ha denunciato, il PNRR diciamo, ha vietato l'uso della parola aeroporti. Qui faccio una battuta, che al Ministero c'è un correttore automatico, per cui vietato. Ma come vietato? Non c'è, ma
Aspetti, però qua il punto, uso la parola, insomma, un punto politico importante in questo punto. Non c'è mai. Nel fondo complementare non è citato, anche se il ministro Giovannini dice che si potrebbe, nell'ultimo provvedimento che ha citato l'onorevole Rosso, e cioè il piano decennale 297 mi pare miliardi, ci sono 3 miliardi per gli aeroporti. 3, peccato che sono previsioni di autofinanziamento degli aeroporti, non sono soldi. Perché tutto questo? Naturalmente c'è grande insistenza, dopo ci torno, ed è positivo che ci sia, sulle interconnessioni, sulla intermodalità. Qual è il punto? Il punto è che l'ha voluto l'Europa e l'Italia si è adeguata, l'hanno voluto i paesi e l'Europa si è adeguata, scatta un ragionamento abbastanza pericoloso. Il sistema del trasporto aereo inquina, quindi come per il trasporto su gomma, non va sostenuto. Non è detta proprio così, e però si vede che è così. Allora, qual è il punto, ripeto, politico? Noi, e qui mi permetto, senza voler fare il professore o lo stupido, di diciamo moderare un po' il nostro moderatore sulla ironia, sulla sostenibilità, e io sono uno di quelli che, diciamo, quando vedo tutto mi sta fuffa, si nervosisce. Però oggettivamente è una sfida importantissima, non ne usciamo, bisogna farlo. Allora, come facciamo a fare gli investimenti? Premesso che gran parte della questione è naturalmente sui carburanti, come sappiamo, però avere il sistema aeroportuale a inquinamento zero è una bella botta verso l'obiettivo che ci diamo. Come facciamo? In autofinanziamento facciamo un po' fatica, visto che abbiamo anche perso tanto. Dobbiamo scaricarlo sulle tariffe? Cioè, mi fa ridere, perché non è che puoi fare investimenti, diciamo il sistema delle tariffe tiene conto degli investimenti, o come è giusto, ma entro certi limiti. E una mano la possiamo avere? Allora, perché dico PNR? Perché qui c'è stata una conclusione, cioè una previsione abbastanza condivisibile, non si riesce a spendere tutto, si allungheranno i tempi. Io ci avrei un altro auspicio. Non si riesce a spendere tutto, vediamo chi è pronto a spendere in una dimensione non di, come diceva un allievo di Keynes, di keynesismo bastardo, che spendi, no, se ci sono, e infatti noi stiamo diligentemente facendo una rassegna di tutte le progettazioni del sistema aeroportuale in materia di sostenibilità per presentarci a quel giorno che immagino ci sarà, in cui si dirà che forse non ce la facciamo a spendere tutto e presentare progetti di qualità e cantierati. Sul PNR, se posso fare un'osservazione che non faccio in quanto Presidente del Aeroporti, ma può essere interessante, c'è un punto che sin dall'inizio diciamo, segnalava un cortocircuito, e cioè uno degli obiettivi strategici del PNR è quello della riforma della pubblica amministrazione, la quale intanto dovrebbe lavorare per attuare il PNR. E questo, come si sente dal mio accento e anche dalle mie esperienze precedenti, per un meridionale c'è una cosa che si vede a occhio nudo, che il sistema non può reggere. Gli enti locali meridionali non ce la fanno proprio. E qui secondo me ci vorrebbe un intervento un po' più incisivo di quello che è stato disegnato, di cui ancora non si vede poi diciamo, la funzionalità della Cassa dei Depositi e Prestiti. Questo secondo me è un tema molto importante perché era non solo della quantità, ma anche della qualità della spesa, che diciamo, per le cose che sono state dette non è una questione minima. L'intermodalità è importantissima, è stato già detto che ci sono solo 3 scali che sono in intermodalità, però nelle previsioni ce ne sono 17. Ora, per i scali quanto fanno in percentuale di trasporto italiano? Quei 3 scali? Sì. Abbiamo detto Venezia... Roma-Milano, no? Malpensa, Roma e Malpensa, più del 50%, quindi sono 3 su 17, però sono assolutamente 80-90 milioni di passeggeri. Regina, sì. Però ce ne sono altri 17. No, anche qui c'è un ragionamento da fare, e cioè quando diciamo, noi diciamo amichevolmente, più che amichevolmente, civilmente, sì, al ministro, che il sistema aeroportuale è fatto fuori, la sua risposta è non dobbiamo più ragionare per settori dei trasporti, sì, ma per sistema.
Sì. Vabbè, sono d'accordo, no? Che sia un po' equilibrata la questione. Però ripeto, senza volervi tediare, il punto di riflessione è questo. Ha senso, siccome il settore inquina, diciamo, resistere in maniera così violenta agli investimenti? Secondo me no. Perché c'è un'altra cosa, poi mi dà. Cioè, però lei fa moderato sull'inquinamento e poi si appellava a finire. Non vuoi dare una lira perché lei inquina, facciami un moderato e tanto non porta a casa niente uguale. No, perché è tremenda questa cosa, non avevo intuito questo. Cioè la mancanza totale di... Intanto torniamo a questi 297 3 miliardi, perché a me sembrava che sapevi i fondelli, mi scusi. No, 3 miliardi. E se autofinanziamento, ma che c'entra? Citati. Non 3 miliardi di risorse. L'ho capito, perciò torniamo ai 2,97, 3 e su 2,94. Sì, volevo dire una cosa, a proposito di veramente eccetera, poi di taccio che sono abuso della sua cortesia. Noi abbiamo fatto, commissionato un'indagine di controllo, sì, sul trasporto aereo e sul settore, sistema aeroportuale, e sono venuti fuori due dati che sospettavamo che avevamo avuto conferma, che sono importanti. Il primo è che, diciamo, il paese e quindi anche un po', diciamo, la politica, le istituzioni sottovalutano quanto il sistema aeroportuale dipende in termini di sviluppo e di occupazione. Gli italiani pensano in maggioranza che ne dependi meno di quanto ne dependi. Noi siamo a dati che peraltro pensiamo un po', sono leggi che IATA ha dato dopo aver commissionato uno studio all'Università di Oxford, che parla di 550. Noi pensiamo che sono di più, adesso diamo lo studio al primario istituto nazionale per fare i ragionamenti, perché poi da aeroporto a aeroporto può cambiare, eccetera, eccetera. Però la gente pensa che sia molto di più. Secondo, la gente pensa che gli aeroporti inquinano, che il trasporto aereo inquina di più di quello che inquina sul serio. Allora, su questo, sul combinato disposto di questi due temi, spereremmo che ci sia un atteggiamento un po' più, diciamo, positivo verso il sistema aeroportuale, perché oggettivamente qui sarebbe interessante anche riprendere un tema che è stato sottolineato molto da un'onorevole Tizi, e cioè il sistema aeroportuale, a me pare, naturalmente sono parte in causa, quindi fate la tara, però a me pare che, diciamo, certifichi che si può fare investimento privato con rendimenti interessanti in un sistema di regole che per gli aeroporti è pazzesco. Il sistema di regole, mi correggerà lei, ma mi pare che sono 14 tipi di ordinamenti che regolano l'attività dell'aeroporto. È giusto così, però è un esempio in cui quello che lei invocava in generale mi pare che sia vicino alla regola. Dottor Pinetti, a lei che le passo subito la parola, visto che è stato tenuto, è stato messo in casa. No, io ho una presentazione, adesso la porterò. No, ma la presentazione? Sì, la faccio fare. Sarà brevissimo, però mi attentire io più o meno. Però volevo dire una cosa. Ecco, però dobbiamo dare. Vedo il mio microfono, sono in video. Ma penso, se si sente, io parlo abbastanza a voce alta. Si sente? Come preferisce? No, intanto sposo quello che ha detto il presidente Borromeo, con questo fuori dall'intervento, perché effettivamente sono cose su cui noi ci confrontiamo quotidianamente con Assarogotti e diciamo siamo perfettamente allineati. Il mio intervento invece verte sulla intermodalità sostanzialmente e quindi perfetto. Allora, l'intermodalità, diciamo, verte su tre aspetti. La prima è l'importanza intermodalità per diciamo, migliorare e aumentare i flussi turistici e migliorare lo scambio di merci da e per l'Italia, che è un aspetto fondamentale. Il secondo aspetto è quello di migliorare la passenger experience. Chiaramente un'intermodalità che funziona sicuramente fa bene al cittadino, al passeggero e a tutti, perché migliora quello che è diciamo, l'impressione che il passeggero ha quando si muove. La terza è legata alla mobilità sostenibile. Per quello che riguarda l'intermodalità, noi siamo figli di quello che è la visione europea delle reti. Le reti sono reti, come vedete è una sorta di ragnatela che unisce le varie città, porti, aeroporti a livello europeo con delle modalità diverse. Vedete colori diversi perché vanno da nord a sud, da est a ovest.
Quindi noi abbiamo un percorso privilegiato verso il sud e alcuni anche collegati verso il nord Europa. Le reti TEN-T riguardano non solo gli aeroporti, ma riguardano le stazioni ferroviarie, i collegamenti ferroviari, ma anche i porti e la mobilità stradale e fluviale. Questa è la situazione degli aeroporti. Vedete che molti degli aeroporti nazionali principali sono inseriti nelle reti TEN-T come aeroporti core o comprehensive. Che vuol dire questo? Vuol dire, per quello che riguarda gli aeroporti core, che i collegamenti devono essere, quindi l'interconnessione deve essere assicurata entro il 2035. Per quello che riguarda i comprehensive, entro il 2050. Che cosa succede in Italia? In Italia abbiamo, per quello riguardo ovviamente il sistema del trasporto aereo, abbiamo il piano nazionale degli aeroporti. Il piano nazionale degli aeroporti, su cui l'ENAC sta lavorando, come ben sapete, in quanto ha avuto la delega da parte del Ministro per effettuare una revisione critica del piano nazionale esistente, approvato nel 2015 con DPR, prevede tra i suoi driver principali proprio l'intermodalità. Intermodalità che ovviamente viene sviluppata e è necessaria ovviamente per assicurare sia l'interconnessione sia l'accessibilità agli aeroporti e appunto i collegamenti tra i vari siti. Ok. Come vedete, questa è la situazione dal 2022 al 2030, dove c'è un notevole miglioramento per quello che riguarda la situazione aeroportuale nazionale, per quello che riguarda le connessioni dei singoli aeroporti nell'ambito della rete nazionale a livello ferroviario, la rete nazionale piuttosto che le reti locali. Quello su cui dobbiamo tendere per quanto riguarda l'intermodalità è arrivare a quello che è il cosiddetto collegamento casa a casa, cioè noi dovremmo partire da casa col biglietto in mano che ci consente di partire dall'appartamento appunto e arrivare all'altra destinazione senza dover fare, diciamo, passaggi ulteriori. Questo è quello a cui si auspica con l'interconnessione. Ad esempio, questo è stato in qualche modo già delineato con l'accordo del 17 marzo 2022 tra RFI e Aeroporti di Roma, che dovrebbe portare a questo, oltre al collegamento all'alta velocità, verso l'aeroporto di Fiumicino. Sinergia trasporto aereo e trasporto ferroviario, sostituzione dell'itinerario. Questo è un altro aspetto che potrà avvenire solo quando l'intermodalità sarà completata, perché evidentemente a quel punto potremmo arrivare a dire che di connessioni, come avviene in altri stati europei, al di sotto di un certo a distanza tra aeroporti, intorno ai 250 km, potrebbe essere anche economico, ma ovviamente dobbiamo fare in modo che questo si realizzi, perché fino a quel punto è essenziale che gli aeroporti diciamo minori, quindi con minor traffico, assicurino una riserva di capacità che possa portare a un fine raggio da parte di quelle persone che vivono nell'interland di questi aeroporti verso i grossi hub. Ovviamente l'intermodalità non è soltanto verso la ferrovia, ovviamente c'è da potenziare altri settori, altre connessioni, piste ciclabili nei collegamenti tra gli aeroporti e i centri urbani, per esempio Bergamo è uno degli aeroporti che si sta muovendo in quella direzione, o in relazione ai porti, porti che rappresentano un altro aspetto, si è citato MSC Crociere prima, ovviamente abbiamo collegamenti con Brindisi, Reggio Calabria e Fiumicino, questi collegamenti possono migliorare ovviamente gli aspetti di collegamenti verso le crociere o verso i treni e quindi migliorare anche da questo punto di vista l'interconnessione. Gli aeroporti, stavo parlando di 17 aeroporti ferroviari, è stato citato i principali, quindi Fiumicino con raddoppio dei binari, altri due binari in collegamento alla stazione, Malpensa con collegamento sull'alta velocità proveniente da Torino a
Milano, utilizzando la tratta di ferrovia di Trenord, Bergamo con i collegamenti verso la città di Bergamo e verso Milano sull'aeroporto di Orazio e Venezia, di cui abbiamo parlato. Ma altri collegamenti sono in piedi, come lavori verso Bari, Catania Fontana Rossa, dove l'anno scorso è stata aperta una fermata e sarà aperta una stazione nel momento in cui avverrà l'interramento della linea ferroviaria per consentire la realizzazione della nuova pista, Genova attraverso il collegamento tramite cabinovia con la rete RFI che porta gli Azzelli, come Orizzi sa, Pescara e Brindisi, ma ce ne sono ulteriori altre allo studio, Salerno, Trapani, Olbia, Alghero, collegamenti dall'aeroporto alla città, Bolzano, Verona, Brescia, Perugia e Lamezia Terme. Queste sono alcune opere che sono state realizzate, altre di cui abbiamo già parlato. La tramvia di Firenze che collega la stazione Santa Maria Novella in modo veloce per l'aeroporto e in prospettiva futura verso Sesto Fiorentino senza un'interruzione, i people mover di Pisa e Bologna, le metropolitane di Napoli Cavolichino e di Milano Linate. Degli altri aeroporti abbiamo già parlato. Volevo, visto che non se ne è parlato ancora, fare un focus su quello che è il futuro in realtà. Il futuro è la Urban Advance MOB, ossia noi ci stiamo rendendo conto che ovviamente il traffico è congestionato, l'urbanizzazione è sempre più elevata, ordiniamo sempre più merci e trasportiamo prodotti e li prendiamo a livello elettronico. Il riscaldamento globale, tutto questo ci porta a dire che è necessario una nuova modalità di trasporto aria-aria che consente quantomeno di ridurre gli impatti di cui abbiamo parlato prima. E quindi da qui alla Urban Advance Air Mobility, cioè mezzi innovativi, sostenibilità ambientale, intermodalità, e abbiamo in piedi, prego. Abbiamo in piedi una prospettiva che ci porta a utilizzare mezzi a decollo verticale, mezzi al momento alimentati con elettricità, e questi collegamenti si stanno sviluppando sempre di più, parliamo anche di Amazon con la consegna di pacchi attraverso droni, ma la sperimentazione che è stata portata avanti a Roma per trasportare prodotti sanitari, materiali sanitari da Bambin Gesù verso Palidoro, e vediamo che la sperimentazione a livello di sandbox cosiddette si sta portando avanti sull'aeroporto di Grottaglie in un luogo sicuro, ma già nel 2025 con il Giubileo o nel 2026 e nel 2026 con le Olimpiadi di Milano Cortina, già questo potrà essere oggetto di attività commerciale per trasporto di merci verso queste destinazioni, per arrivare a uno sviluppo commerciale più sostenuto nel 2030. A tal proposito sono stati stipulati dall'ENAC dei protocolli d'intesa con i principali comuni e regioni, Milano, Regione Lombardia, Venezia, Regione Veneto, Firenze, Regione Toscana, Roma e la Regione Lazio. Quindi questo dovrebbe essere il futuro. Grazie. Sì, Cibelli dovrebbe essere già collegato con noi, presidente di Asta, vediamo se è già sentito e se può fare il suo intervento. Andrea Cibelli, presidente di Asta, lo vedo, eccolo, buongiorno. Allora, abbiamo parlato fino ad ora delle criticità del nostro modello di trasporti e anche le difficoltà di mettere a terra, come si suol dire, il PNRR, il suo punto di vista, sempre dal trasporti ovviamente. Mi sono fermato al PNRR. La capacità? Sì, non ho detto sostenibilità per il momento. La cosa che le volevo chiedere è quanto stiamo utilizzando e quanto lo stiamo sfruttando in questo momento e che criticità ci sono. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito, auguro agli organizzatori di questo importante iniziativa.
iniziativa, buon lavoro. Mi spiace di non essere stato in presenza a Roma, sarebbe stata per me una grande occasione. Purtroppo la concomitanza con alcune urgenze mi ha impedito di partecipare, però la possibilità di usare la tecnologia oggi mi permette di essere presenti da ora. Grande tema, reti per lo sviluppo. Oggi la sfida del nostro paese è una sfida che, se lo vogliamo guardare nella prospettiva del PNRR, diciamo è una sfida che storicamente è molto al di sopra delle nostre possibilità. Quindi bisogna dirlo in maniera molto chiara e le previsioni, mi auguro di essere smentito sulla possibilità di progettare rispetto alle risorse appostate nel PNRR, sono attorno al 40% del totale. Questo dato si confronta con la capacità delle nostre possibilità progettuali storiche dei fondi europei, che sono sfruttati con una percentuale molto al di sotto del 50%. Che cosa bisognerà fare? Sicuramente rispetto, diciamo, a questa impostazione che rischia di non sfruttare tutte le risorse disponibili, di modificare di dove è possibile l'impostazione che vede il rapporto tra lo Stato e i comuni orientato invece molto di più rispetto alle regioni, che hanno una capacità progettuale più alta delle amministrazioni locali e hanno, che spesso è semplicemente affidata al singolo sindaco con le sue capacità. Vedo tra le file dei relatori il mio amico Edoardo Rixi, che sull'esempio Genova hanno fatto scuola, però non può essere quell'eccezione diventare la regola per il paese. Ho sempre ritenuto che la dimensione progettuale sul PNRR sovracomunale sia una delle soluzioni per la capacità delle regioni di saper progettare, quindi avviare un maggior tiraggio rispetto all'attuale condizione. Quindi questo è un tema che purtroppo non ha fatto breccia nella discussione di come organizzare le risorse in termini amministrativi. Quindi mi auguro che ci siano ancora le condizioni, però penso che siamo molto molto avanti per ripensare, diciamo, a criterio di natura progettuale. Il tema del convegno, se ho ancora qualche minuto, rete per lo sviluppo. Innanzitutto, questo è un momento, e non lo dico solo agli amici dell'UGL, dove la grande transizione energetica impone a un ripensamento sia delle aziende, e io rappresento le aziende del trasporto pubblico locale sostanzialmente, e i lavoratori, concependo insieme un nuovo modello per riposizionare la forza lavoro dentro parametri che non sono più confrontabili col modo di lavorare che abbiamo ereditato da un mondo che era nato e costruito sul petrolio. Oggi la tecnologia, con intelligenza artificiale, intelligenza predittiva, sistemi manutentivi, i nuovi cicli di lavoro sull'idrogeno, sull'elettrico, impone un nuovo modello di lavoro. Non può essere il sistema delle imprese in contrapposizione col mondo del lavoro. Ci deve essere una forte alleanza, e bene che ci sia stata qualche settimana fa, io ringrazio l'UGL per il contributo, la firma al rinnovo del contratto. Devo dire con la grande sincerità con cui parlo sempre che lo considero un contratto ponte. Era corretto dare un aiuto ai lavoratori dal punto di vista economico, però l'impegno che vorrei prendere con voi è di affrontare in un anno, se siete d'accordo, anche la parte normativa. La parte normativa è complessa, ma con quella chiave di lettura che vi ho indicato. Cioè quello di sforzarci insieme a pensare a un nuovo modo di lavoro, che non è fatto su parametri del secolo scorso, legati all'idea di produttività, flessibilità, perché questi temi che possono essere anche interpretati in maniera distorta.
ma dentro a nuovi modelli legati alle tecnologie che il PNRR, con la risposta che vi ho dato, ci impongono. Ad esempio, il governo sta tanto investendo sulle rete, per una scelta, non intervengo sulla dipendenza dalle terre rare che creerebbe comunque nella geopolitica un elemento, diciamo, di fragilità rispetto alle dipendenze del gas che stiamo vivendo, non entro in questo momento, in questo tema, però come sapete i cicli produttivi, i cicli di lavorazione, i cicli di manutenzione, ad esempio degli auto, sono completamente diversi di quelli a gas e a metano, quindi va ripensato totalmente il modo di lavoro. Questo però lo dobbiamo fare insieme, sfruttando l'esperienza dei sindacati che rappresentano il mondo del lavoro in termini di coscienza collettiva, come si deve lavorare sul campo, e il sistema delle aziende che in qualche modo ha una visione, per dire, industriale che va calata a terra attraverso quell'alleanza a cui facevo riferimento, con uno scambio continuo di informazioni per tendere alla migliore condizione, quella della tutela del lavoro, sia lato imprese sia lato lavoratore. Grazie. Grazie a lei, grazie a lei, dottor Cipelli. Darei adesso la parola a Filippo Contino, che fa parte di uno di quei gruppi che forse ha più progetti, uno dei gruppi che ha più progetti già evitati al passato per poter utilizzare questi fondi, e che criticità. Intanto vorrei dare qualche conferma anche su qualche dato da prendere. Rizzi proprietario diceva che è un paese articolato, effettivamente è vero, perché abbiamo più di 1700 gallerie tra ANAS e il gruppo e ferrovie, di 40.000 tra ponti e viadotti, abbiamo numeri importanti anche dal punto di vista della complessità orografica del territorio. Tanto noi stiamo affrontando questa importante sfida e crediamo molto di poter essere il motore un po' del PNR per quanto riguarda il mondo ferroviario, partendo da una riorganizzazione dei processi e l'organizzazione epocale che stiamo vivendo, che è lì che dove si parte per poter realizzare un'opera di questo genere. Noi spenderemo più di 190 miliardi, quindi ci rendiamo conto delle responsabilità che abbiamo per il Paese, e secondo le stime di alcune università quello che dovremmo fare varrà circa 2 punti di PIL, quindi ne sentiamo tutta la responsabilità. Partiremo dalle infrastrutture, dove investiremo più di 100 miliardi. Le infrastrutture e ovviamente la rete ferroviaria saranno ovviamente interconnesse, intermodali e ovviamente moderne e digitalizzate, anche un altro termine che è importante, perché per garantire anche una rete funzionale deve essere anche moderna, ma deve essere anche resiliente, vista l'orografia del nostro territorio, quindi infrastrutture più moderne, interconnesse e resilienti, ma valorizzando quelle che sono le sinergie industriali, anche tra il trasporto su gomma, il trasporto aereo, il trasporto ovviamente anche per l'interconnessione con i porti. Quindi questo è un lavoro che noi faremo, ma sarà il nostro lavoro principale. Abbiamo avuto anche una bella opportunità, quella di avere i commissari nominati su tutto il territorio nazionale. Possiamo dire che siamo sul modello Genova, ma sicuramente a parte della burocrazia la supereremo già con ovviamente dei cantieri che sono stati già alcuni progettati, alcuni in corso di progettazione, alcuni già avviati. Uno per tutti, il collegamento Napoli-Bari, che è uno dei collegamenti anche strategici per ovviamente per connettere il nostro paese. Tenete conto che in 2 ore arriveremo da Napoli a Bari, quindi che sarà un salto importante, così come anche l'interconnessione di tutto il nord, riempiendo anche distanze tra Genova e Torino, tra Genova e Milano in meno di 1 ora, quindi ci sarà concorrenza sicuramente con le auto, comunque dal punto di vista della sostenibilità e del mancato inquinamento, il treno ovviamente parla di da solo. E questo è un primo step. Secondo step, l'organizzazione riguarderà tutta la piattaforma passeggeri, qualcuno lo accennava prima, quindi lavoreremo in maniera sinergica con servizi multimodali proprio per connettere i passeggeri sia col treno, sia con i bus, sia con gli aeroporti e sia con i porti. Quindi, come dire, avere un'unica piattaforma, come qualcuno diceva, è interconnettere i centri urbani,
unica piattaforma, unico biglietto, orari sinergici, perché ovviamente dobbiamo guardare alle esigenze dei passeggeri e soprattutto anche della pendolarità, proprio per evitare di prendere l'auto e avere ovviamente tutti i sistemi sia di orari sia di interconnessione tra i vari mezzi di trasporto in maniera unica ed efficiente. E questo ovviamente per favorire il trasporto collettivo. In uno a questo metteremo su anche un'azienda di turismo, visto che abbiamo un'Italia bella e abbiamo anche i nostri temi storici, interconnettere anche queste bellezze meno evidenti in questo momento, avere questa nicchia di mercato importante che è anche molto apprezzata all'estero e perché no anche integrare con le bici, con tutto quello che ovviamente è più appetibile, sicuramente creeremo anche la possibilità di sviluppo di turismo dando un servizio end-to-end ai nostri clienti, quindi dall'aeroporto alla bici, al treno, all'albergo e ovviamente riscoprendo territori poco esplorati dai grandi tour operator. Qualcuno ha detto prima, secondo me è anche un aspetto secondo me fondamentale, la logistica. La logistica è un mercato che esploderà, se non lo diciamo noi, lo dice tutta Europa. Quindi creare partnership europee, raddoppiare il trasporto il prima possibile, perché no anche triplicarlo, trasportare tramite i nostri treni, ma attraverso anche lì una piattaforma, un operatore unico di sistema che nella intermodalità, nelle interconnessioni dei trasporti, colleghi aeroporti, porti e attraverso anche il nostro patrimonio immobiliare che è immenso, fare stoccaggio merci e dare un servizio end-to-end a tutti i nostri operatori, interconnettendoci con tutta Europa, già stiamo coltivando relazioni con i principali players, questo è un altro aspetto importante per il nostro paese. L'altro aspetto è la valorizzazione del patrimonio immobiliare di Ferrovie, che guarda la combinazione si trova per la maggior parte nel centro dei centri urbani, quindi valorizzare quel patrimonio, metterlo a disposizione degli enti locali, costruire parcheggi per favorire sempre più la possibilità di mettere le macchine in parcheggio e lavorare con altri strumenti, possa essere il treno o il bus o altro, e questo costruiremo quasi 200 parcheggi in tutti i centri più importanti d'Italia. Poi l'altra cosa su cui crediamo molto è quello di autoprodurre l'energia elettrica, per l'immenso patrimonio immobiliare che abbiamo, fotovoltaico, eolico, e siamo i primi consumatori di energia elettrica del nostro paese, spendiamo oltre 1 miliardo di euro l'anno su energia elettrica. Quindi riescono a fare quello che riescono a fare. Lo so, la cosa importante però è un investimento ma io glielo in cui crediamo. Certamente le autorizzazioni devono essere veloci, perché sennò altro che tempi del PNR. E quindi c'è tutta la potenzialità, il materiale, la tecnologia e le maestranze per poter realizzare una roba del genere. Serve sicuramente un supporto politico importante anche per snellire anche queste cose. Questo lo faremo con le nostre 83.000 persone e continueremo a farlo perché è un gruppo che si espanderà e andrà oltre le 100.000 persone. Quindi la nostra parola d'ordine sarà innovazione, digitalizzazione e connettività. Quindi è un asset del paese, ne sentiamo tutte le responsabilità e faremo di tutto per mettere a terra quello che abbiamo intenzione di fare e che sentiamo tutta la responsabilità. Dottor Continuo, visto che siete forse più avanti sugli investimenti, avete progetti più strutturati rispetto agli altri, mi permette di fargli una domanda. Non molto tecnica. No, zero tecnica. Nel frattempo sarete in grado di gestire l'ordinaria amministrazione della rete e dei passeggeri con l'efficienza, diciamo che non di sempre, ma degli ultimi 10 anni, ecco. Non so se ha colto. Sì, ho colto quello che dice e le rispondo pure. Bene. Visto che oggi è 20%, intanto dobbiamo pensare sempre che un trasporto di tipo complesso, da 3 dimensioni, 10.000 treni al giorno percorrono le nostre montagne, quindi per darvi un po' la dimensione, e 7 milioni di veicoli al giorno percorrono le strade di ANAS, quindi come dire, abbiamo un sistema importante, complesso, una rete di 17.000 km di rotaie, quindi
può succedere ritardi o cose di questo genere, ma l'investimento nell'infrastruttura favorirà sicuramente il miglioramento della qualità. Quindi stiamo investendo in questo, e solo per dare un livello di apprezzamento di quello che sono i nostri clienti, noi abbiamo 1 miliardo di presenze l'anno sui nostri treni e sui nostri bus. Quindi noi investiremo per rendere questo servizio ancora più appetibile, intelligente e interconnesso. Faccio un esempio per tutti, lo dico anche a scapito dei colleghi del trasporto aereo, ma creare degli spazi interconnessi e anche digitalizzati dove una connessione internet è stabile, e lavorare con dei treni veloci che interconnettono sia il sud e il nord, e non solo la tratta Milano-Roma, che è quella ovviamente commercialmente più appetibile, ritengo che possa diventare un asset importante anche per lo spostamento, ma per svolgere attività di lavoro all'interno dei treni. È un lavoro su cui stiamo lavorando molto. Bene, ringrazio tutti i nostri ospiti, il dottor Contino, ringrazio Andrea Gibelli che ci ha parlato da remoto, Claudio Eminente, Carlo Borgomeo, e darei la parola adesso per un giro di tavolo, se possibile un cambio di tavolo, e quindi inviterei al tavolo, e già vedo seduto Francesco Alfonsi, segretario nazionale del trasporto aereo, e Pasquale Mennella, segretario nazionale mare, e Paola Avella, segretario nazionale viabilità e logistica, Ezio Favetta, segretario nazionale Ferrovieri, Fabio Millo, segretario UGL di Autoferro, e vabbè, Paolo, che facciamo? Ti siedi? No, c'è Mennella. Sì, Mennella? Va bene, iniziamo con il fondo. Insomma, l'idea è quella di dare un vostro giudizio su quello che avete sentito, Alfonsi e gli altri, di quello che avete sentito e quello che ritenete siano le prossime sfide. Prego. Sì, certo. Allora, innanzitutto ho ascoltato con molto interesse chiaramente gli interventi sia dei politici sia degli addetti ai lavori. Io anche volevo parlare un po' più rispetto al settore dove opero. Innanzitutto volevo consegnare alla platea che cos'è il trasporto aereo, perché come diceva il Presidente Borgomeo, spesso e volentieri il nostro Paese non considera un valore il nostro mercato del trasporto aereo. Però io vorrei dare dei numeri per far capire a volte la miopia anche della nostra politica rispetto al valore del nostro trasporto aereo. Noi abbiamo il terzo mercato più grande d'Europa, per i primi 10 al mondo. Nel 2019 trasportavamo 194 milioni di passeggeri. Vale il nostro trasporto aereo 3,6 punti di PIL. Non stiamo parlando di poche cose. Tra l'altro aggiungo che tutti gli interventi che vengono fatti in ambito aeroportuale, essendo appunto il trasporto aereo un volano dell'economia, hanno una ricaduta anche sui territori. Un esempio per tutti, 1 milione di passeggeri in aggiunta in aeroporto aggiunge un ulteriore 1.000 dipendenti, l'aumento del 4,7% delle infrastrutture intorno all'aeroporto e circa il 10% dell'incremento di attività oltre l'aeroporto. Ogni passeggero spende all'incirca 80 euro di venti e arriva fino a 400 euro di spesa. Quindi capite bene che il nostro sistema oggi è un sistema che è tra i primi 3 in Europa, dei primi 10 al mondo, quindi da questo punto di vista secondo me la politica dovrebbe iniziare a fare un ragionamento di visione, di prospettiva, che purtroppo non c'è. Io ho sentito parlare della compagnia di bandiera, guardate, voi vi sorprendete perché noi buttiamo i soldi, perché il nostro paese ha buttato i soldi alla compagnia di bandiera, non è così. Se andate a vedere i soldi che hanno messo i francesi negli ultimi 3 anni su Air France per salvarla, quasi 17 miliardi di euro, non mi risulta che qualche francese si sia lamentato di questa cosa. Secondo, i tedeschi ne hanno spesi quasi 11 e mezzo e non mi risulta che i tedeschi si siano arrabbiati. Allora, noi riteniamo che la compagnia di bandiera per il nostro paese sia un valore, anche rispetto al fatto che il nostro mercato, e adesso vi faccio un esempio tangibile, il nostro mercato rispetto al mercato spagnolo
è leggermente più basso. Il mercato spagnolo vale in termini economici per la Spagna 80 miliardi di euro, il nostro ne vale 31. Guardate la differenza abissale. E questa differenza, quasi a parità di volumi, è inveniente sostanzialmente. Uno, sul fatto che loro hanno un business del trasporto aereo ad alto rischio, con collegamenti diretti, mentre noi non abbiamo collegamenti diretti, non avendo una compagnia di bandiera che svolga questo ruolo, perché per fare i collegamenti diretti ci vuole una compagnia di bandiera che abbia anche una capacità di aeromobili per collegare il nostro paese con gli altri paesi. Che è stato il dramma di Alitalia. Quando sento parlare, dico, no, Alitalia siamo buttati di soldi. Mi dovreste fare una domanda, come mai in Alitalia da circa 30 anni non riusciamo a sviluppare il segmento dell'intercontinentale? Questa domanda ve la consegno, perché questa è una domanda che andrebbe fatta ai nostri politici, andrebbe fatta alle grandi major europee, perché hanno deciso che in Europa domandano l'Italia, Lufthansa, Air France e British. Noi non possiamo, da questo punto di vista, svolgere la cosa, e quindi è chiaro che rispetto a questo il nostro governo ha abdicato. Sui 194 milioni che trasportavamo nel 2019, solo 22 milioni erano trasportati dalle compagnie aeree del nostro paese, quindi spettatori sul nostro ricco mercato. Questo è. Allora, quando si parla di trasporto aereo, ecco perché dico, secondo me bisognerebbe entrare un po' più in profondità, che la politica rispetto a questo dovrebbe avere una visione. Purtroppo mi ricordo quando ero un po' più giovane, ho iniziato, c'erano visioni rispetto ai trasporti, cioè c'era una visione da per 10 anni. Oggi facciamo interventi, come diceva qualcuno che mi ha preceduto, facciamo interventi solamente sull'ordinario e sul quotidiano. Il fatto che gli aeroporti non siano nel PNRR per una volontà e per una scelta del governo, questa roba lui l'ha detta a conto. Cioè, com'è possibile non connettere gli aeroporti alla rete ferroviaria? Cioè, oggi gli aeroporti sono all'incasco dei piani di Ferrovie dello Stato. Ferrovie dello Stato si avvierà vantaggioso, importante per il paese, collegare l'aeroporto di Fiumicino, l'aeroporto di Milano, Venezia e quant'altro, lo farà, altrimenti, come diceva il Presidente, siamo al ricasco dei 3 miliardi di euro che hanno messo a disposizione i privati per il futuro. Quindi quello che manca al nostro paese è credere che il nostro trasporto aereo possa essere un valore aggiunto assoluto per il nostro paese, e la seconda quella di avere una visione. E chiudo dicendo, guardate che in assenza di una compagnia aerea di riferimento, noi molto probabilmente saremo nuovamente al ricasco di qualcuno, perché io sono d'accordo di andare dentro un'alleanza, ma non con il cappello in mano. Cioè, noi oggi abbiamo un'azienda che ha, piaccia o non piaccia, 2 milioni, 3 milioni al giorno d'utenti, ma a oggi la novità è l'aereo più giovane in assoluto. È uno dei mercati potenzialmente più in crescita che esiste, quindi uno dei mercati più importanti. Lufthansa non guarda a Ita, guarda al mercato italiano, ai France, ai Tecca, non guarda a Ita, guarda al mercato italiano, quindi la capacità nostra deve essere quella di entrare in una grande alleanza, non con il cappello in mano, ma pretendendo alcune cose. La prima, dobbiamo sviluppare il nostro lungo raggio. Se non abbiamo direttrici dirette, andranno a farsi 3 giorni a Parigi e poi saranno 3 giorni a Roma. Faranno 3 giorni a Madrid e poi 3 giorni a Roma, ma non faranno come succede in Spagna 7 giorni a Madrid o 7 giorni a Barcellona. Ci arriveranno perché qualcuno li porterà, perché noi non abbiamo la capacità di collegarli direttamente. Quindi chiudo dicendo, invito la politica rispetto a questo tema a tornare al passato. Noi dobbiamo iniziare a progettare una visione sui trasporti e in questo caso sicuramente su una visione intermodale. Grazie, grazie. Adesso lascerei la parola ai suoi deputati. Sì, grazie. Veramente oggi abbiamo parlato di grandi progetti, e mi riferisco insomma di quello che mi occupo più direttamente, della parte ferrovie, e il dottor Pontino insomma ha descritto bene quello che insomma è il mercato industriale, che poco tempo fa l'amministratore delegato ci ha raccontato, e poi tutte le società del gruppo sono entrati nei dettagli. È chiaro che è evidente che oggi e per i prossimi 10 anni Ferrovie diventa il fulcro
del rilancio dell'Italia, soprattutto per quello che riguarda la quantità economica, parliamo di progetti, la quantità economica messa sopra e soprattutto quelli che sono gli investimenti soprattutto a livello infrastrutturale che vanno a toccare un ragionamento di integrazione dei trasporti, perché oggi diciamo quello che manca, oggi manca nel tempo in Italia, è un piano integrale dei trasporti che comunque mette insieme un'integrazione per i passeggeri e per le merci del trasporto. Ferrovie diventa un player importantissimo in questa storia, diventa importante ma diciamo raccontandoci qualche pezzettino nuovo, ma ci sono tante cose che sono anni che si raccontano e che non vengono mai applicate, perché quando parliamo di un polo delle merci dove Ferrovie può fare dall'ultimo miglio al primo miglio di trasporto, integrando tutti quelli che sono i passaggi, è un progetto che esiste da anni che però non è stato mai applicato. L'interconnessione con gli aeroporti sono progetti che vengono portati avanti, che però non vengono presentati e vengono portati avanti. E non faccio tutta la lista. È chiaro che noi oggi abbiamo una grande opportunità, sia per quello che riguarda le ferrovie, ma riguarda tutti gli investimenti. Abbiamo un'opportunità, ma abbiamo anche, come dire, una responsabilità, perché chiaramente questi soldi dobbiamo ricordare che ce l'hanno prestati e poi dobbiamo ridarli indietro, e quindi se questi soldi vengono messi a frutto per creare un'Italia interconnessa, un'Italia dove il trasporto è reale, dove un cittadino probabilmente non ci mette un'ora e mezza per fare 20 km per entrare in città, dove probabilmente per fare un viaggio invece per un turista da New York a Napoli magari può fare lo stesso biglietto e prendere sia l'aereo che il treno. Diciamo, tutto questo deve funzionare. Io credo che, come prima è stato detto dall'onorevole Silvestroni, dove lo Stato ci deve stare e ci deve rimanere per controllo. Però anche quello che poi ha detto l'onorevole Rixi, dove lo Stato ci deve stare, ma non deve essere come Fincantieri, come dice, c'è lo Stato e dopodiché dentro le garanzie per i lavoratori sono minime, perché comunque di persone che lavorano col contratto nazionale là dentro sono pochissime. Quello che noi oggi ci preoccupa qual è? L'investimento è tanto, l'investimento deve essere a garanzia per la sicurezza sul lavoro, per la sicurezza dei lavoratori, perché poi oggi liberalizzare un mercato, soprattutto quello che riguarda le merci del trasporto ferroviario, per quello che riguarda l'infrastruttura ferroviaria, deve essere fatto con regole che sono sia per i lavoratori, sia per come vengono gestite la sicurezza, chiare, perché oggi non è che l'investimento si può fare senza determinare la regola. Perché poi dopo l'investimento lo Stato deve preservare il lavoratore e la sicurezza, perché noi oggi è vero che viviamo in una rete ferroviaria altamente tecnologica, ma viviamo in una rete altamente tecnologica dove però succedono cose che negli ultimi anni nessuno si aspettava che potessero succedere, e questo ci deve far riflettere che nel PNRR, negli investimenti di ferrovie, si parla pochissimo di sicurezza sul lavoro, e questo invece deve diventare un capitolo essenziale. Bisogna inserire anche in quello che è oggi in discussione nelle Camere del Senato e della Camera, su quello che riguarda il decreto sul trasporto e soprattutto sul discorso concorrenza, il fatto che comunque l'applicazione di un contratto che dia garanzia ai lavoratori sia essenziale, che le piccole aziende non possano andare a lavorare a fare concorrenza alle altre applicando contratti dove la gente lavora fuori da quelle che sono le norme, perché è molto facile in aziende di servizi fare concorrenza a Ferrovie o a qualcun altro che applica il contratto, perché comunque il dumping contrattuale comporta un abbassamento di costi importanti, e quindi se dobbiamo lavorare in prospettiva bisogna lavorare in prospettiva su quella che è l'Europa, sulla sicurezza ferroviaria e sulla responsabilità dell'Agenzia della Sicurezza Ferroviaria Statale Italiana, SFIFA, che deve capire che l'Europa probabilmente dà termini minimi, ma non bisogna applicare per forza i termini minimi di sicurezza per agevolare non i lavoratori, non la sicurezza o mai qualche azienda, perché quelli sono i termini minimi che dà ECA, perché magari deve incontrarsi con le esigenze della Repubblica Ceca, ma magari bisogna garantire in Italia quella che è la sicurezza che sempre abbiamo avuto nel trasporto ferroviario. E quindi grandi investimenti bisogna farli chiaramente sulle infrastrutture, bisogna far lavorare quelle infrastrutture le persone in maniera sicura, perché chiaramente quello creeranno un indotto di 100.000 persone che lavoreranno su quegli indotti, ma con delle garanzie e soprattutto quando i grandi gruppi, sia parliamo di Ferrovie, devono mantenere qual è il proprio core business degli investimenti.
Perché dobbiamo ricordare che lo Stato serve a garanzia anche per questo, per garantire la sicurezza dei lavoratori e soprattutto dei cittadini che usufruiscono di quelle linee. Quindi io credo che noi abbiamo grande prospettiva davanti, prospettiva per noi, prospettiva per i nostri figli, veramente può essere, se lo definiamo anche, mi piace tantissimo, un piano Marshall per il futuro, quelli che sono gli investimenti del PNRR e quelli che si potranno fare, però bisogna dare a tutti quanti la possibilità di crescere. Concludo dicendo che chiaramente, parlando di sostenibilità economica e ecologica, ferrovie è, come dire, il primo tassello di questa sostenibilità. Speriamo che, vi faccio una battuta proprio per concludere, per fare un po' di polemica su qualcosa oggi, però per favore. Oggi è giugno, inizia il turismo in Italia e oggi ci troviamo persone che non scegliere se possono per viaggiare, possono prendere un treno, un aereo o la macchina. Oggi sono persone che pensano che il treno sia un posto non sicuro, perché solo là sopra bisogna mettere una mascherina per viaggiare, e quindi ci sta chi sceglie di prendere l'aereo, ma c'è chi sceglie di prendere la macchina. Sicuramente questa è una scelta sostenibile, soprattutto per quello che... Sì, per voglio spiegare ai turisti che arrivano da 12 ore di volo, che non hanno mascherina e non sanno bene cosa... E danno di compensa anche i lavoratori che stanno lavorando sui treni, che comunque... Dovranno spiegare a questi la follia di... La follia di una cosa assolutamente incongruente e non gestibile, visto che... c'è anche il governo qua e solamente sì, ma non lo direi di loro, lo pensano come loro, magari deve essere una russa, perché sta roba qui ha fatto un servizio ieri sera, ma qua sei su un treno, la gente, cioè, ma noi, agli italiani te lo spieghi, ma nel turismo con milioni di persone che arrivano non riescono a spiegare che fai, lo cacci dal treno. Esatto, aggiungendo il fatto che comunque con l'etica potrei già stare il problema di sicurezza è molto certo, ampio, esatto. Diventi anche in discussione le persone che non capiscono la regola e diventa una sicurezza. Di questo della sicurezza delle maschine non ne parliamo, se non finiamo mai qua. E anche perché sulla sicurezza ci sarebbero tantissimi temi da affrontare, sicurezza sul come e sul ruolo di questo vorrei. Insomma, ne parleremo un'altra volta quando l'UGL vorrà, perché quello è un grande tema della sicurezza sui treni, su tutte le zone circostanti i treni. Vabbè, Paola Avella, segretario nazionale, viabilità e logistica, il vostro punto di vista visto quello che abbiamo sentito fino ad ora, Paola. Buongiorno a tutti. Allora, ripeto, poi concetti di colleghi, che ormai i temi fondamentali sono, abbiamo dei concetti che ormai saranno in questo mondo che corre in maniera repentina. Sono concetti ridondanti come la connessione, la sostenibilità, la sicurezza, la digitalizzazione, l'innovazione. Sono concetti che conosciamo da anni, ma ora li vedremo anche in una forma e una chiave ancora più moderna. Per quanto concerne il tema della connessione, è una sfida che ci attenderà nei prossimi anni, quindi una connessione da quello che è la rete stradale verso le reti, verso i poli infrastrutturali, verso il sistema portuale, il sistema aeroportuale. Tutto questo accompagnato dalla parola chiave sostenibilità. Sostenibilità, sono anni che ne parliamo di sostenibilità, ma ci attenderà una sostenibilità diversa, in chiave moderna, ossia una sostenibilità che sarà orientata al miglioramento dell'efficienza energetica dell'infrastruttura, a una promozione della mobilità sostenibile, a uno sviluppo anche dell'economia circolare a tutela dell'ambiente. Tutto questo sotto la egida del tema della sicurezza, in cui il futuro sarà una sicurezza con i suoi canoni standard, ma una sicurezza diversa che sarà orientata al miglioramento dei sistemi di controllo della rete. Quindi ecco, abbiamo tutti i concetti che conosciamo, sono ridondanti nella nostra vita, ma non so se in maniera utopistica avranno una rimodulazione, si trasmeranno in maniera diversa. Altri due concetti fondamentali saranno quello della digitalizzazione e innovazione, dei concetti che si innescano su una nuova visione dell'infrastruttura. Passeremo da una opera meramente infrastrutturale ad un'entità dinamica, interconnessa, intelligente, intermodale, quindi diciamo una tecnologia completamente diversa che si avvalerà di quelli che sono i sistemi tecnologici attuali, quindi l'intelligenza artificiale, il big data, la sensoristica.
E per quanto, proprio per fare un esempio che è importante, che questo già è stato inserito nel decreto del 2018, le smart roads, ossia strade intelligenti, saranno strade che parleranno, quindi l'infrastruttura direttamente con l'utenza a bordo dei veicoli, per quanto concerne situazioni del traffico, del meteo, gli eventuali incidenti. Quindi ci sarà un dialogo dell'infrastruttura direttamente con l'utenza. Però ora, dopo tutte queste parole, diciamo, questo futuro, questo che vediamo, è una polemica che nasce spontanea, una polemica che reputo doverosa. Parliamo di un'Italia connessa. Quindi vogliamo, io anelo un'Italia connessa che sia dal nord al sud. Invece oggi abbiamo un problema, una sconnessione insulare. Per attraversare lo stretto di Messina abbiamo ancora un sistema che io lo definisco incivile, primitivo, ossia quello del traghettamento. Parliamo di green economy, blue economy, connessione, sostenibilità, e poi abbiamo che per attraversare lo stretto di Messina abbiamo un traghettamento con un inquinamento altissimo, con code altissime, tutte quante a discapito della tasca dei turisti, a discapito del commercio, a discapito delle merci. Quindi io dico, andiamo al di là. Il mio sogno, la mia, ecco, forse la mia utopia è quella di avere un'Italia che sarà connessa dal nord fino al sud. Lei si è chiesto il giro del ponte? Certo. Ho capito, ma certo. È un'utopia. Ha dato molto. Bravo, Stramabo, Stramabo. Certo. Sì, ma ragazzi, non riusciamo a fare... E qui no, il governo europeista si fa mettere in... Un'inflazione per il ponte. Ma il ponte è... Ma un esempio lampante. Ma lei c'ha ragione, ma è importante porre anche questi consensi, perché noi siamo parlati di grandi sistemi, ma quella è una cosa che... Sono... Io faccio sempre un esempio, da Palermo a Napoli impieghiamo col treno delle 9:15, Milano-Napoli con una distanza maggiore, 5 ore. Questa è il paradosso, la metafora che anche il sud comunque cambiano la velocità dimezzata rispetto al centro-nord. Certo. Grazie Paolo, grazie anche per questa provocazione, per me è una provocazione, io la considero purtroppo una provocazione, perché questa roba qui è sacrosanta. Vabbè, Pasquale Pennella, segretario nazionale del mare, che è uno dei settori in realtà di cui qualcuno diceva prima, insomma, un paese circondato dal mare, insomma, oggi su quello dovrebbe puntare l'autostrada blu, quante volte abbiamo sentito, però qualcosa si è fatto, no? Rispetto, È qualcosa si sta facendo. È vero. Tanto noi stiamo spingendo per fare riproporre la questione del mare Pons, che è una risposta anche in termini ambientali, è importante. Però voglio fare un discorso a monte di questo, perché io immaginare, ma al di là del PNRR, la logistica è una scommessa che a breve ci sarà posta, specialmente dalla questione, dai risvolti della questione russa e ucraina, perché l'ennesima risposta probabilmente arriverà ancora dal mare, ma non perché non ci l'altro di quella cosa. Io ricordo da anni che i nostri armatori più forti, soltornando sull'argomento, facciamo la questione dei rigassificatori, è una risposta importante, ma in termini non sospetti, magari avessimo dato ascolto, e probabilmente nell'immediato saremo costretti a quella soluzione, perché no, e non vorrei che fra qualche, passata la questione emergenziale della guerra, poi nasce la questione della logistica e dei trasporti, che non siamo competitivi, perché al di là della guerra o delle epidemie, noi siamo in un'economia globalizzata, e se non mettiamo al centro la questione che noi siamo una penisola, che ci affacciamo su un mare attraversato dal 25% delle merci generali, cioè se non riusciamo a trarre da queste situazioni un beneficio, allora vuol dire che probabilmente è l'ennesima scommessa che si fa a vuoto. Ma è per questo, capite, quando si parla di questione della logistica, c'è un presupposto però che tutti i settori che fanno parte della logistica, a mio avviso, devono essere supportati, cioè devono prima cominciare a funzionare bene, poi si fa logistica. Io, per quanto riguarda le questioni marittime, posso dire che qualcosa si sta muovendo, ma c'è ancora tanto da fare. Ma proprio sulla questione della digitalizzazione, cioè il settore noi viviamo sotto sotto la questione del codice della navigazione,
che attualmente se parla con un armatore, ancora oggi noi siamo arretrati su queste cose. Abbiamo delle norme che altro che 12 degli appalti, ma hanno delle oggi una nave per camminare, bisogna 10-12 registri, visite, controvisita, ancora anche i marittimi. I marittimi oggi, io sento dire digitalizzazione, informatizzazione, non la porto proprio dentro te. Un marittimo oggi viene chiamato, viene, poi deve presentarsi, ecco, ovviamente, poi va alla cassa marittima, poi va sulla nave, e la PEC speed, l'elettrificazione dei porti, poi va sulla nave, magari una nottata di tre, posa le valigie, deve andare in capitaneria perché deve firmare. Ogni miei colleghi, amici miei, stiamo andando verso la quindi dico, facciamo, ma che cazzo ci sei? Voglio portare un esempio, altrimenti questo si deve dire. Allora questo è la, se poi dobbiamo stare qua a vedere, ci stanno un pacchetto di soldi che dobbiamo dire come ci stiamo. Allora tu hai questo, inizio una cosa bellissima. Andiamo a dopo. Allora io spero che dopo su questo piano. Spero che in questo paese, perché forse è una delle ultime chance che abbiamo come visione di paese per uscire e per portare qualche passo più in là. Se non ci attrezziamo sulla logistica, sui trasporti, allora veramente il futuro non è rosso. Ringrazio tutti i due interventi, perché sono due interventi che per noi che facciamo un mestiere meno tecnico, perché i giornalisti non fanno un mestiere tecnico, danno però il sapore, ve lo dico francamente, di quello che poi questo tema che lui ha detto, per esempio, che può sembrare banale perché non è considerato una grande cosa, l'elettrificazione dei porti, ho letto 5 milioni di pezzi, ma l'idea che un marittimo debba fare tutto sto casino per poter essere. Ragazzi, è una cosa pazzesca, io non ci credo ancora. Non ci credo ancora. No, magari non ci credo da meno. Ad esempio grandissimo, esce uno chef, il migliore chef è chi sta. Lo vuoi imbarcare sulla tua nave? Sì. Lo devi imbarcare un piccolo di cucina. Devo come piccolo di perché il codice della navigazione dice che per arrivare a chef devi fare 12 mesi da piccolo da cucina, 24 mesi da cartello, capisci? Lasciamo perdere. E sono anni che su queste cose abbiamo chiuso e non si trova una soluzione. È normativa, Sì, ho capito. Valentina Ioli, a lei il difficile compito di parlare dopo due interventi così, diciamo, preparati. Allora, io provo a seguire questa linea con due piccole provocazioni. Allora, io sono vice segretaria nazionale degli autoferroviari e sono un po' in qualche modo i fratelli poveri del PNRR, nel senso che quando si parla di autoferrovia si parla di investimento nel trasporto pubblico locale, si parla di investimento nel trasporto aereo, si parla di logistica, ma poi alla fine la prima preoccupazione è quando l'autobus si ferma alla stazione, come ci si arriva? All'aeroporto, come ci si arriva? C'è un problema nel PNRR, secondo noi, dal nostro punto di vista, che manca nella visione insieme. Gli autoferroviari non hanno una riforma complessiva del settore, esistono una serie di regole stratificate di cui le più incidenti sono ancora quelle del 1931-38. Quindi chiaramente c'è una riforma che va immaginata prima di parlare di interconnessione, perché nel momento in cui noi parliamo di interconnessione parliamo di sistemi diversi che interagiscono. Come fanno i sistemi a interagire? Se c'è almeno un sistema che ha una disciplina che è frammentata con una serie di regole che non trovano riscontro. L'altra provocazione, ma l'altra lettura in qualche modo critica del PNRR è la seguente. Il piano considera alternativo al trasporto pubblico locale le ciclovie e i monopattini. Parliamo di Roma, parliamo di una città che è ostaggio dei monopattini a tutti gli effetti. Quindi immaginare che questo possa essere in città che hanno un assetto urbanistico logistico più complicato, come la nostra capitale, immaginare che l'alternativa possa essere il trasporto cosiddetto dolce, quindi biciclette, ma soprattutto monopattini, è dal nostro punto di vista un punto di partenza che non può essere considerato vitale, nel senso che evidentemente se veramente vogliamo ragionare con l'interconnessione che sia principio di interazione tra sistemi,
quello è un sistema di cluster più corto, ma sicuramente un cluster più medio. L'ultima posizione, l'ultima provocazione riguarda l'assenza quasi totale di PNRR dell'attenzione al mondo del lavoro nel senso del livello. Il tema della sicurezza, come diceva prima il mio collega, è soprattutto nel PNRR, è praticamente relativo esclusivamente alla sicurezza autostradale. E quindi io lavoratore che lavoro nel mondo dei trasporti, che penso a tutta questa quantità di soldi che saranno spesi nel mondo dei trasporti, penso per la mia sicurezza personale e professionale. Ricordiamoci che l'incidenza delle aggressioni nel mondo delle automobili è ancora altissima, quindi si tratta di personale che è in prima linea nel rapporto con una clientela che è sempre più spiaggiata, sempre più arrabbiata. Bene, il concetto di sicurezza riguarda la sicurezza autostradale. Questo ovviamente è un problema che ho l'occasione, quindi poniamo anche alla politica, che va menzionato in altro modo. Ricordiamo che quando si parla di sicurezza del settore, noi ci siamo trovati a firmare un protocollo del Ministero del Lavoro e del Ministero degli Interni, dove però ci sono dati che riguardano la sicurezza del mondo ferroviario, che sono venuti dalla porta, che evidentemente ha uno strumento diretto, e le cause per una piega non ci sono, non può essere accettate. Quindi crediamo che per parlare di trasporto e di rivoluzione del trasporto e anche di grandi investimenti sul mondo del trasporto, bisognerebbe intanto creare una linea che permetta a tutti i settori di partire allo stesso punto, perché altrimenti rimarrebbero comunque dei gap che non sono stati colmati, ma che diventeranno sempre più ampi a seconda del mondo. Grazie. Grazie Valentina, io direi che posso fare delle conclusioni con il segretario Capone. Allora, intanto grazie a tutti per gli interventi, per la qualità, per anche la passione che è stata messa. Io credo che siamo riusciti a far entrare insieme una parte di chi ha la responsabilità delle decisioni, delle valutazioni, della politica, una parte di chi ha la responsabilità gestionale, ovvero i rappresentanti delle associazioni e delle strutture del trasporto nel suo complesso, e una parte anche di sindacato che credo che ha dato uno spaccato. Così che ha riportato un po' tutti quanti con i piedi per terra su quello che sono poi il vissuto quotidiano, senza farsi però mancare anche un accenno in tutti quanti gli interventi c'è stato di visione futura. Quindi credo, insomma, questa è stata un'occasione sicuramente ghiotta. Quello che ci riportiamo a casa che cos'è? È sicuramente così quello che avremmo voluto rappresentare, che credo che sia passato, è l'interesse di questa organizzazione per valutare i sistemi, i problemi che abbiamo di fronte nel settore dei trasporti. L'abbiamo fatto qualche tempo fa proprio con il lavoro sull'energia, lo faremo sulla produzione industriale nei prossimi mesi, perché ci candidiamo, ecco, così, a essere un'organizzazione sindacale che nel suo core business, cioè la tutela del lavoratore, fa un pezzo, il 90% del suo lavoro, l'altro 10-20%, direi forse neanche un po' di meno, 80%, e il 20% lo utilizza, sono risorse che utilizza per avere, costruire e influenzare anche quelli che sono i decisori, i player dei sistemi che man mano andiamo analizzando. Quindi sotto quest'ottica credo che l'obiettivo è stato raggiunto. Nel sistema dei trasporti noi credo, questa è una riflessione interna che dovremo fare, abbiamo necessità, anche perché abbiamo rispetto ad altre organizzazioni, delle federazioni singole, trovare una formula di sintesi che può essere un coordinamento, perché come abbiamo visto poi l'intermodalità è la sintesi delle
Buona.